Partecipazione a Didacta per illustrare quello che la Regione Marche sta facendo e si accinge a fare. Sì, sicuramente è un'occasione importante quella della partecipazione della nostra regione a questa fiera a Firenze dedicata alla didattica, quindi in maniera particolare alla didattica innovativa, alla didattica orientativa, dove la Regione Marche sta facendo passi importanti e stiamo investendo importanti risorse significative proprio per sostenere la didattica innovativa, perché siamo sempre più consapevoli che oggi l'approccio dei giovani con la didattica non sia più un approccio di semplicemente di trasmissione, di conoscenze, ma sia anzi e debba essere sempre di più un approccio di coinvolgimento. Quindi i ragazzi devono essere parte integrante di questo processo di insegnamento, quindi un apprendimento lo definiamo coinvolgente. E quindi ci apprestiamo oggi a presentare qua un progetto che ha avuto un grande successo nell'Istituto Podesti di Ancona, dove i ragazzi hanno appunto sperimentato questa modalità nuova appunto di didattica, una didattica appunto anche orientativa, perché sono i nostri giovani che devono essere, come dire, parte attiva di questi processi, diciamo, di insegnamento. Ma oggi siamo presenti qui anche per un altro appuntamento che è educare all'imprenditorialità. Anche questa è un'altra, diciamo, un altro aspetto importante per la nostra regione, perché dobbiamo partire dai giovani, dalle loro idee, appunto affinché siano essi stessi parte creativa e possano sviluppare delle idee imprenditoriali, in quanto tutto ciò si basa su tre pilastri fondamentali: il sapere, il saper essere e il saper fare. E coniugando questi aspetti partiamo proprio diciamo, dalle capacità dei giovani, da quelle che sono le loro richieste affinché possano innanzitutto essere messe a terra, quindi attraverso appunto delle idee magari imprenditoriali, e far sì che siano essi stessi gli imprenditori del futuro.